amici della Gazzetta dello Sport, oggi faremo un'intervista particolare. Parleremo di sport, ma anche di motociclismo e soprattutto di passione per i motori. Ne parleremo con Rocco Siffredi, un ospite particolare. Rocco, da sempre hai avuto una grande passione per i motori. Da allora l'hai raccontata anche ai tuoi figli, che oggi vengono con te e loro girano, mi sembra, più veloci e anche più spesso. Ho visto infaticabile, più grande, velocissimo, girava forse sotto il 50. Come si trasmette questa passione per i motori e come si vive in famiglia la paura un po' dei figli che comunque fanno sport pericoloso, però comunque sano? L'hai appena detto, si vive con tensione, però siccome è una passione che viene da molto molto tempo, io poi l'ho dedicata, l'ho divisa in più momenti della vita, però nasce da quando ero ragazzino, anche se non potevo permettermelo, e poi continua nella prima moto a 16 anni. Successivamente mollo perché tutti sapranno che ho preferito fare qualcos'altro come passione e quindi non c'era tempo reale e materiale per dedicarsi a questo, si viaggiava tantissimo. Con la nascita dei figli ho ripreso la vecchia passione, ho iniziato subito col fuoristrada perché mi piace molto di più il rapporto con la natura, con la terra, con lo sporco. È simile al mio lavoro e questo mi piace di più. Il sesso deve essere sporco, con la moto è uguale. Questa è una bestia, è una moto che mi fa impazzire, però mi piace di più il rapporto con la terra e quindi ho da sempre preferito il fuoristrada, ma amo tutto ciò che è su due ruote. Ho i figli che hanno preso questa passione, forse più di me ce n'è uno che adora la moto da strada, un R1, una Yamaha, perché lui ama proprio invece il contrario di quello che amo io. Lui ama il pulito, ama la velocità, ama la potenza. E c'ho l'altro invece che fa gare di motocross a Budapest, però anche lui si diverte con le moto da strada. Sono contento che abbiano preso questa passione perché è una passione che da genitore mi preoccupa un po'. Però allo stesso tempo mica tanto, perché quando una persona si abitua a questi bolidi sulla pista, sicuramente in strada capisce che bisogna andare più piano, che bisogna fare attenzione. Si sfogano in pista. Stessa cosa con le moto da cross e tutto il resto. Passione con la moto, quindi ragazzi, da sempre, moto è la vita, perché poi col tipo di vita che si fa, voglio dire, stare ore e ore e ore nel traffico è terrificante. Preferisco il freddo, il ghiaccio, la neve e la pioggia su due ruote. Spero che i miei ragazzi si continuino a divertire, io farò sempre il papà con molta attenzione, però sempre liberi. Devono provare tutto. Credo che nella vita bisogna sempre provare tutto e poi decidere cosa ci piace di più.